Allora, questa guida funziona così. Io te la faccio con la braccia perché io normalmente la faccio direttamente con la braccia, però mi segno qualche punto, no? Adesso questa stai facendo? Sì, stavo pensando se usare la carta bianca invece di questa. Questa qui non si vede niente, scusa, interrompo. Facciamo... Tu ti fai un po' di segni di riferimento. Vedi i segni, i punti. Supponiamo che sia questo, no? Mm-hmm. Tu prendi la quadrella e cerchi di ripetere il movimento, diciamo la... C'è il frigo, in effetti, vedi? Vedi, con questa io sto a disegno, ma faccio anche l'ombra. Adesso ho fatto così e mi sono spinto di là perché, no? se io schiaccio da questa parte si sgrana da questa, se io invece metto il dito qua succede il contrario. Se io mi muovo a spirale qua, anche se adesso ti vengono un po' meccaniche, va bene per fare pratica sul segno, no? Poi dopo con le dita e vai avanti così appunto con la... Ovviamente dipende dalla carta che uno ha per fare.